Geo from Hell ha trollato tutti e ha fatto bene. Geo from Hell, ragazzo giovane, simpatico, romagnolo, DJ affermato già da alcuni anni, vincitore della prima edizione Top DJ, una carriera già abbastanza lunga, già girato l'Italia in lungo e largo, l'Europa, eccetera. Il 15 settembre annuncia l'uscita del suo nuovo disco e lo fa con un piccolo anteprima video e con un lungo post nel quale racconta la sua passione, insomma, la sua dedizione in studio di registrazione, eccetera, eccetera. Ascoltando il disco però c'è qualcosa di strano. Se ci pensi bene, non è poi così una grande novità. Il disco Right Now è fondamentalmente un mashup. Ecco che allora si scatenano tutta una serie di commenti. Ah, te ragioni bene, poi tiri fuori questa roba qui. Ah, ma che schifo, bla bla. E anche alcune testate del settore gli dedicano ampio spazio a quello che non avremmo dovuto vedere e sentire. In realtà il giorno dopo si scopre che il tutto era uno scherzo da parte di Geo from Hell. O meglio, che vero l'uscita del disco Right Now, ma non era quello che era stato pubblicato. Non era la traccia pubblicata nel video, che era effettivamente un mashup. E poi pubblica invece il video vero con la traccia reale che è appena uscita. Cosa è successo? Perché ne parlo? I molti commenti negativi in realtà sono rimasti tali. Chi si era scagliato addosso al primo ascolto, nessuno ha fatto una retromarcia. Ci fosse stato uno che ha ammesso di avere sbagliato e magari ha chiesto scusa per essere andato un po' in là con le parole. L'esperimento di Geo from Hell era una dedica agli haters. L'ho fatto per loro, volevo vedere fino a che punto si sarebbero spinti e è successo veramente di tutto. In molti hanno poi giudicato sull'opportunità dell'iniziativa. Ah, è alla frutta, non sa più come fare per promuovere un brano, non sa più come fare a far parlare di sé. Bene, chi segue questo canale sa come la pensiamo sul parlare bene e il parlare male. Linko il video nel primo commento. Il ragionamento è un altro. Senza voler fare la morale, però si dovrebbe innanzitutto essere un po' più tranquilli e rilassati, sempre. Fai una traccia brutta, automaticamente diventi un cretino. Scrivi una banalità, sei un poco di buono, e così, pronti sempre a scagliarsi con il giudizio verso gli altri, senza mai avere il buon cuore di fare un passo indietro, convinti sempre di avere l'assoluta verità in tasca. Pochi, pochissimi sono quelli che in questi giorni hanno detto: mi sembrava strano, da lui non mi aspettavo una cosa del genere. Pochissimi quelli che si sono ricreduti. Al di là di giudicare il pezzo e l'operazione commerciale o meno, cerchiamo di dare il nostro meglio quando siamo online e offline. Voglio dire, c'è bisogno di offendere qualcuno perché ha fatto una traccia scopiazzata? Non è né il primo né l'ultimo. Prendi una lista di tutti quelli che hanno copiato se stessi o hanno copiato i trend del momento. E allora, voglio dire, se una cosa non ti piace, ascolta qualcos'altro. Miglior consiglio di buonsenso che posso dare. Detto questo, bravo a Geo from Hell o Geo from Hell. Ci hai trollato, ci siamo divertiti e continua così, che il tuo lo sai fare molto bene. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Commenta qua sotto, un bel like e alla prossima.